Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Wuthering Waves perché oggi iniziamo una piccola serie che voglio portare comunque su Wuthering, specialmente in italiano, dove vi farò vedere i moveset o comunque vi darò la possibilità di poter farmare gli overlord o comunque i boss in generale di mappa in modo semplice. Perché se in un modo o nell'altro si riesce a sapere il moveset e sapere come comportarsi, ovviamente il farming diventa molto più facile. È ovvio che avere dei personaggi più forti sicuramente semplifica la situazione, ma sapere a quello a cui si va incontro penso che possa essere d'aiuto a tutti quanti. E oggi comincio con il Thundering Mephis, che è praticamente l'overlord, o per meglio dire per me rimane l'overlord principale per Calcaro, o per meglio dire Sephiroth. Io lo chiamerò Sephiroth perché per me è Sephiroth, e di conseguenza mi sentivo quasi in dovere, essendo il mio personaggio preferito della saga di Final Fantasy, dare una mano a tutti coloro che vogliono in un qualche modo utilizzarlo. Quindi, come si deve farmare il Thundering Mephis e soprattutto qual è il suo moveset? È molto semplice, ovviamente vi farò vedere una dimostrazione, uno showcase per quanto riguarda il combattimento, e vi dirò tutte quante, vi darò comunque dei piccoli consigli per poterlo affrontare al meglio. Ovviamente ci tengo a dire che questo video può servire solo per i boss qui presenti nell'Overlord. Scusatemi, nella world map, quindi l'overlord della world map, mentre invece per quanto riguarda le challenge i boss hanno tutti moveset differenti, e per quanto riguarda le challenge possibilmente arriveranno dei video più avanti, ma per il momento concentriamoci sulle basi, quindi sul farming. Detto ciò, sarà un video molto breve in realtà, perché il combattimento non dura praticamente nulla, dura manco 40 secondi, però vi analizzerò tutte quante le fasi e vi darò comunque dei suggerimenti per giocare al meglio. Detto ciò, ci vediamo con il prossimo boss, spero che questo video possa esservi utile per aiutarvi a farmare meglio, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Adios! Allora, cominciamo col dire che un personaggio forte può semplificarvi la cosa, perché la prima cosa che dovete fare innanzitutto è aspettare, non iniziare ad attaccare, perché notate potete già fare un primo parry da subito, eccolo qua, il primo attacco può essere già un parry. A questo punto continuate a combattere tranquillamente, potete fare anche una combo lunga con ovviamente il tasto quadrato, comunque il tasto sinistro, perché il tempo che il boss si teletrasporta voi lo potrete reinterrompere nello stesso momento. Nel momento in cui viene interrotto la seconda volta però vi dovete fermare, perché lui ricaricherà e, come potete vedere, boom, cominciare con un altro parry. A questo punto il boss è praticamente nelle vostre mani, perché si teletrasporterà lontano e farà due attacchi a distanza, quindi dovrete necessariamente schivare il primo e successivamente schivare il secondo. Nel momento in cui avrete schivato, se il vostro personaggio è abbastanza forte, riuscirete a breccarlo e dopodiché lo potrete mettere in saccoccia. Quindi non c'è nient'altro da dire su questo boss, è veramente molto semplice, basta prenderci un po' la mano e dopodiché il tutto sarà a vostra portata.